Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia Udi. Ciao Udi! Buona giornata a tutti, molto piacere, molto lieto di essere qui con voi. Siamo contenti di fare una chiacchierata con te. Allora noi partiamo sempre con, come dire, la domanda per rompere un po' il ghiaccio e soprattutto per conoscerci un po' meglio. Chi è Udi? Ovviamente artista, musicista, ma anche Udi di tutti i giorni, eh? Noi siamo molto curiosi. Niente, io innanzitutto mi chiamo Felice Pacitto, in arte Udi, da qualche anno a questa parte in maniera ufficiale all'incirca 4-5 anni e nella vita di tutti i giorni ricopro la professione di infermiere, questo lo faccio già da una decina di anni, diciamo la mia professione primaria, insomma. Sono un abitué del mestiere e poi nel tempo libero, quel tempo libero che ho, cerco di fare musica come si deve, insomma. Senza particolari fini, però ci stiamo attrezzando per fare le cose come si deve, ecco. Senti, c'è stato per te il momento, io la definisco un po' la chiamata, no? Cioè nel senso, quando si decide di fare una cosa, nel senso, Udi ha avuto, come dire, il momento in cui ha detto io da grande farò anche il musicista. Io ce l'ho avuto, in realtà il mio errore, se così lo vogliamo chiamare, forse è stato quello di essermi svegliato un po' tardi, nel senso ci ho sempre avuto questa cosa, questo sogno nel cassetto, però forse l'ho aperto un po' sul tardi, perché forse pensavo di non avere molto da dire, oppure forse sì ce l'avevo ma non avevo proprio, ecco, diciamo, gli strumenti, le conoscenze, la consapevolezza. Diciamo che sono sempre alla ricerca di opportunità nuove che si possano, ecco, per così dire, presentare, però capisco di essermi affacciato su un mondo molto molto competitivo e che gli ostacoli possono essere davvero tanti, però è chiaro che mi piacerebbe poter vivere di questo, mi piacerebbe che questo fosse, ecco, insomma, il mio lavoro e continuo a sperarci, ecco. A proposito di competitività, no? Oggi stiamo vivendo un periodo storico musicale molto particolare, no? Nel senso che sono arrivate le piattaforme, 60 milioni di brani su uno smartphone, ogni venerdì siamo veramente bombardati, no? Specialmente l'utente, ovviamente. Non è oggi facile fare il musicista, nel senso che oggi è più facile forse prodursi, no? Tra virgolette, grazie magari agli home studio e cose simili, però poi emergere è proprio un altro discorso. Certo. È un mercato, no? Come tu vai al mercato e compri la frutta, gli alimenti, ecco, le vivande, pure questo è un mercato in continua espansione, specialmente per me che ero partito come, diciamo, cantautore, poi pure per esigenze, ascoltando persone, comunque confrontandomi, ho capito di dovermi un pochettino declinare, non piegare a esigenze artistiche o mercatizie, però comunque anche di variare qualcosa, perché fosse per me i miei brani sarebbero veramente tutti quanti voce e chitarra, ecco. Io innamorato da sempre di Grignani, Bersani, quella scuola là, io mi sarei mosso in quel senso, però oggi purtroppo vedo che sempre meno persone si muovono in quel senso e anche quelle che hanno iniziato così poi devono un attimino cambiare strada facendo per giustamente rispondere a esigenze di mercato che sono vere, che sono reali, ed è difficile comunque stare al passo. Senti, è molto affascinante, almeno dal mio punto di vista, piattaforme come, ecco, Spotify for Artists, per esempio, no? O anche gli analytics di YouTube, che danno un sacco di numeri, no? Specialmente anche le nazioni, le città in cui vi hanno ascoltato. Ecco, questa parte è molto affascinante, anche se comunque c'è sempre un po' forse il rischio di rimanere un po' schiavi di questi numeri. Guarda, io penso che come in tutti i campi, sebbene uno le cose cerchi di farle per la propria soddisfazione personale, innanzitutto poi comunque devi sposare anche quello che è il pensiero comune, no? Immaginifico, comune, collettivo. E uno non è che è schiavo dei numeri, perché io per l'amor di Dio non lo sono, però è chiaro che quelli ti danno la dimensione di quello che stai facendo, se lo stai facendo bene, e più sale giustamente l'approvazione, più sale la soddisfazione anche di chi ti sta intorno, più c'hai, ecco, l'impronta di quello che hai fatto. Quindi comunque i numeri non devono diventare un'ossessione, però secondo me vanno sì assolutamente guardati. Sì, assolutamente d'accordo con te. Senti, già ci hai risposto un pochettino a questa domanda, ma io sono molto curioso, nella playlist di Udi, quella quando si mette in cuffia, dice, vabbè, mi rilasso un attimo, ascolto un po' di musica, chi è che non manca mai? Ma guarda, io ti potrei stupire, perché in realtà
Il mio gruppo preferito, ahimè, sono Linkin Park. Quando Chester Bennington fece il suo ultimo concerto, io ero lì a pochi chilometri di distanza che lavoravo a Milano e lui fece il suo ultimo concerto live a Monza. In quel momento, tra virgolette, l'ultimo brano che fece fu proprio One More Light, che io ho cercato di riprodurre 10.000 volte, e quello è stato il mio più grande cruccio, averlo avuto così tanto vicino e non averlo visto. E poi ti potrei dire che invece l'artista mondo è stato Tiziano Ferro. Anche a livello di scrittura, che lo ascoltavo quando avevo 14-15 anni, poi questo è mutato nel tempo e ho iniziato, diciamo, le mie influenze indie ascoltando comunque Coez, Calcutta, questi, diciamo, un pochettino più non commerciali, però fruibili. Poi Aiello anche mi ha riportato alla mente bellissime sonorità. Comunque, uno che non manca proprio mai, 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 direi che è proprio Aiello quest'ultimo, perché ha quella capacità di, ecco, di essere classico a volte, di essere anche molto innovativo. E devo dire che i Pinguini Tattici Nucleari sul panorama musicale, perlomeno italiano, fanno qualcosa che non fa assolutamente nessun altro per la loro capacità di cambiare tonalità, di cambiare spazio all'interno dello stesso brano. Sembrano veramente stiano suonando in 200, ma in realtà sono pochi componenti. È vero, è verissimo. Senti, invece noi siamo molto curiosi di ascoltare il tuo ultimo singolo. Ci facciamo una pausa musicale, ce l'ascoltiamo, poi ne parliamo. Cara nuda, col barracuda, insegnami a disimparare le capriole che non so ancora fare. E balla nuda, Lido Tortuga, iniziami a saziarmi con poco, comincia questo mio nuovo gioco. Toccami le corde vocali, facciamo sesso come due dromedari, come gatti siamesi, persiani o cinesi, come due eschimesi. Dimmelo tu. Cara Lisa, bella in divisa, metti ancora la moka sul fuoco e bevi caffè e latte con l'orso. Toccami le corde vocali, facciamo sesso come sulle astronavi, come gatti siamesi, persiani o cinesi, come due eschimesi. Siamo di nuovo in diretta qui su Web Live TV Music Destination. Siamo con Udi, abbiamo appena ascoltato Eschimesi, se non sbaglio, in radio dal 26 maggio di quest'anno, quindi freschissima, come si suol dire. Allora, parlaci un po' di questo brano, come arriva? Allora, questo brano, come la maggior parte dei miei brani, è arrivato un po' per sbaglio e poi in un secondo momento per necessità. Aveva un giro d'accordi, una tonalità all'inizio totalmente diversa ed era in sol, mi sembra, adesso è in do maggiore. Lo scrissi così un po' per gioco. Mi piace molto giocare con le rime ed essendo cresciuto in una città, in un paese comunque che si affacciava vicino al mare, ci sono dei posti che vengono chiamati con ricorrenza all'interno della canzone. E io a questi posti ho cercato di associare delle rime che fossero, ecco, diciamo così, efficaci, ma non pensavo che questo brano poi avrebbe visto la luce. In realtà poi piano piano ci hanno giocato con dei miei amici, abbiamo cercato di fare dei giri, dei riff sotto e la cosa ci è piaciuta, abbiamo detto magari completiamolo e ecco, insomma, facciamolo uscire.
Poi questo brano per me c'ha un significato un po' particolare, è molto astratto e io sono, diciamo, molto ermetico nei miei pezzi. Ci sono molte persone che mi chiedono cosa hai voluto dire qua, cosa hai voluto fare qua, io non riesco sempre a dare una spiegazione a loro. Comunque ci sono delle parti pregnanti, per esempio, dove dico insegnami a disimparare, cioè, sostanzialmente è un po' una cosa che va sulla denuncia sociale, nel senso tutti quanti comunque quei precetti che ci vengono dati per buoni, così insegnati, io suggerisco nella canzone come possano essere smontati, per semplici o difficili che siano, cercare comunque di distanziarci da quelli e trovare una via che poi fondamentalmente è solo la nostra, muoversi comunque in quel senso. Senti, com'è il tuo modo di scrivere? Sei più, come dire, illuminazione divina, passami il termine, o più ponderata, che qui da tavolino? No, assolutamente no, illuminazione divina no, perché di divino non c'ho niente, però assolutamente non illuminazione. La maggior parte dei brani che ho scritto sono fischiettati oppure canticchiati mentre sto in macchina, me li canticchio negli audio dell'iPhone, apro la cartella audio, di modo che lì mi possa rimanere qualcosa e poi riesco a trovare un giro d'accordi. No, questo in realtà è molto semplice ed è pure una rovina, perché fosse per me tutto quello che io scrivo, canticchio e tengo da parte lo farei uscire tutto insieme, ma purtroppo non è sempre possibile. Senti, abbiamo letto più che altro nella tua biografia, insomma, che il tuo genere musicale, diciamo così, spazia un po' tra l'indie e il pop alternativo, ovviamente, no? L'indie si è trasformato nel corso del tempo da genere musicale molto, ecco, indipendente, ovviamente, a quasi mainstream, diventano molto più vicino al pop, no? Ma sì, questo è accaduto un po' a tantissimi generi musicali. In realtà poi, tra l'altro, oggi non si fa neanche più caso al genere, no? Nel senso che oggi si sperimenta molto, anche negli stessi album dei grandi, vediamo... Spesso qualche rocchettaro che magari ci butta dentro un pezzo rap o viceversa. Quindi sì, oggi, sì. Ecco, come la vedi questo grande, come dire, putpurri di generi? Ma in realtà io non la vedo come una cosa negativa. Cioè, alcuni artisti, anche io, nel senso, c'è stato un periodo che tipo facevo ascoltare le mie cose non ufficiali, inediti, e alcuni miei amici mi dicevano: ma Feli, non ce l'hai un brano un pochettino, diciamo così, un po' più di groove? Dicevano che io scrivevo magari cose tristi, perché comunque vado a prendere comunque l'amore come tema principale, no? E anche io poi a un certo punto, rendendomi conto non che i pezzi fossero pesanti, che però magari poi andavo sempre più o meno sullo stesso tono, ho cercato di cambiare e di darmi una, ecco, insomma, una rinfrescata. Non è sbagliato, è chiaro che questa è una cosa di cui sono molto contento. Le persone comunque mi fermano per strada, ecco, comunque amici, conoscenti, altre cose, mi dicono: Feli, una cosa che mi piace di due pezzi è la riconoscibilità e la coerenza. Cioè, capisco comunque sempre che si tratta di te, di come ti racconti, di come c'è un determinato giro d'accordi, una sonorità che mi ricorda sempre dei due pezzi, e questa è una cosa che secondo me è importante. Però d'altro canto, ecco, per esempio prendo l'ultimo album di Aiello, per esempio, no? Romantico, lui c'ha un pezzo che è fortissimo, forte 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 al pianoforte, per l'appunto, scusatemi l'essermi ripetuto, e lui da solo al pianoforte funziona una meraviglia. Poi c'ha degli altri pezzi che sono freschi, comunque estivi ed altre cose, funziona pure là. Però fondamentalmente lui nasce in un modo, non è detto che si debba finire per forza in quel modo, pure perché giustamente, vabbè, lui è affermato e tutto, deve comunque non piegarsi, però deve stare entro certi range per giustamente risultare vendibile poi sul mercato. Senti, tu sei un cantautore, ovviamente anche questo lato è cambiato molto, no? Cioè, lo vediamo anche nei talent, tutti vanno col proprio pezzo inedito, difficilmente, ecco, arriva l'interprete secco, no? Dal tuo punto di vista, ecco, che tu scrivi, è cambiato il modo di approcciarsi alla musica da parte degli artisti, oppure c'è più coraggio oggi ad esternare quello che uno ha dentro? Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, quando ero su Milano, perché ho lavorato un paio d'anni fuori, un artista che un anno prima si era esibito sul palco di X Factor, non farò nome, ma è un artista che io adoro, stimo tantissimo. Questo artista, con cui poi mi sono anche sentito sui canali social, mi disse poi chi avrebbe vinto quell'anno che lui è uscito, e mi disse anche quali sarebbero stati i vincitori degli anni successivi, perché mi disse: Feli, quest'anno va questo, quest'anno va il rap, quest'anno va il trap, quest'anno va il cantautore, quest'anno va il gruppo. E queste cose poi si sono trovate, comunque non dico che sia, per l'amore di Dio, pilotato, perché sennò sembra che io voglio smontare un sistema che poi in effetti funziona, però che comunque ci sono degli indirizzi, ecco, ben precisi. Io non penso che si abbia meno coraggio, però anche la persona che parte con coraggio, che vuole andare su un palco a dire la sua e a vendere le proprie idee, le proprie emozioni, poi a un certo punto, se vuole andare avanti un attimino, deve trovare la propria strada.
Poi c'è magari il fenomeno che riesce a fare 10.000 album e dischi d'oro facendo sempre ed unicamente le stesse cose, che però vanno proprio per l'appunto perché lui è un fenomeno. Certo, è verissimo, concordo con te sotto ogni aspetto. Senti, siamo più o meno alla fine della nostra chiacchierata, le ultime due domande di rito. La prima, sappiamo che nel cassetto di ogni artista c'è sempre qualcosa in preparazione, in lievitazione, diciamo così. Nel cassetto di Udi che c'è? Io sto lavorando a un brano che sarà una sorta di metafora sul ciclo della donna, sul ciclo veramente. Ovviamente sarà un'allegoria e la canzone è veramente molto figa, molto carina. Sarà in Mi maggiore e sarà divertente. Quando dico una cosa del genere mi dicono forse stai partorendo un brano super ipercervellotico, però mi piace muovermi su metafore, ecco così, allegorie, spero di poterla proporre entro la fine dell'estate, ma massimo settembre-ottobre come proprio deadline, diciamo. E questo sarà un brano caruccio che consiglio di non perdere. Noi siamo già molto curiosi di ascoltarlo. Senti, per i nostri amici ascoltatori che invece vogliono ovviamente seguirti, ma soprattutto ascoltarti, come e dove ti trovano? Allora, su Spotify mi trovate semplicemente con l'acronimo UDI, che poi non è un acronimo, perché molte delle persone pensavano lo fosse. UDI sono 3 lettere, giustamente, che non mi può mai essere, invece è proprio UDI semplice. Su Instagram mi trovate UDI.music e poi al mio nome di battesimo, Felice Pacitto, basta aggiungere UDI per trovarmi su Facebook. Ho anche un canale YouTube. Mi auguro che, insomma, mi seguiate o perlomeno mi ascoltiate con interesse. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Udi, fatelo perché, come diciamo a Roma, è gagliardo e tosto, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Udi, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, è stato molto molto piacevole e interessante. Alla prossima, spero. Linea alla regia.